sì. Pasticcino? Pasticcino? Elisabetta, arrivo! Doveva venire Elisabetta. No, sarebbe troppo di tocca per 3 anni di fila. Non sai che sei il mio preferito? Però c'è mia moglie questa. Dov'è? Non ho provato che c'è. Salve signora, ho perso solo in prestito. In prestito, in prestito, in prestito. Vieni, vieni. Dove ti mi prende anche per mano, guarda. Ma no, anche perché ti viene forma quest'anno. No, sono molto più serio. Sì, sono dimagrito e il merito è del... Perché c'è la moglie. No, anche lei. Il merito del dottor Fresu, che non so se c'è, comunque gli faccio i complimenti. Non si può dire. Vabbè, ci tocca pure quest'anno. Io ho chiesto a Stefano di saltare questa parte, però... Perché lo show inizia. No, io ho chiesto. In verità io ho chiesto, posso farlo da sola? Perché mi ruba la scena. No, ma adesso sono più calmo, ormai tanto lui con quello che gli hanno detto è diventato 2,10 m, perché ogni cosa che gli dicevano tra un po' diventa più alto della squadra e tutto, perciò è meglio che lo facciamo stare qua calmo, stai seduto. Aspetta che se non gli apro questo qua andiamo male. Andiamo male. Quest'anno ci siamo un po' siamo affinati alla tecnologia, prima ci usavamo le cartellette, con gli stampati, adesso siamo moderni. Vabbè, lo facciamo insieme. Sapete che vi dico? Anzi, io ti faccio la valletta. Tu vuoi andare via? Facciamo. Vai, vai. Piacere. Come va la quest'anno? Varia. Varia, un atomo di... Sì, ho portato, quasi obbligato mia moglie a andare in Borgogna, scusate se le mosche, però ho provato anche la concorrenza, però sono troppo cari, perciò voi siete ancora più a buon mercato. Ho fatto un po' di Sardegna, sono andato, Stefano, dove sei? Sono andato a mangiare i dolci della Sicilia, che sono nettamente meglio di quelli della Sardegna, così lo dico a tutti, e non vi offendete, ok? Ma li ha prescritti il medico? No, il medico ero già dimagrito, però ci sono delle qualità e la Sicilia è meglio. Poi sono tornato... Ma non è ancora ridotrato? No. Guarda che si possono sempre decidere. Il problema è che suo fratello li mangia forse più di me. Dai, dici. No, ma io solo pensavo di fare una cosa. Senza abbraccio? Sì, perché gli altri anni leggevamo questa presentazione che ci ha fatto un tuo amico, lo conosci? Citrini, lo conosci? Citrini. Chi è? Citrini è una mia apostola, l'ho inventato io. Una mia apostola. Quindi siccome Citrini ha scritto, sai, le solite presentazioni... No, però è bravissimo, È bravo. Su questo. Dobbiamo dare Citrini. Citrini, si alzi per favore, si faccia riconoscere dal pubblico. Guarda, Citrini è stato bravissimo, però ho pensato, io dico il nome. Bravo. E tu mi dici qualcosa. Va bene. Ok? Va bene. Sul primo mi devi dire tantissimo perché so che qua non c'è stasera. Ok? Sai di chi sto parlando? Di quello che spacca le bottiglie. Non so, Poi ti racconto. Allora, lui si chiama Travis Diener, giusto? Sì. Diener. Ok, ho già chiamato il nome, scusa. Vedi, se chiamavamo Elisabetta era meglio. E tu non ti sei preparato. Stavo facendo una ricerca 200 volte. Va bene, Travis Diener. Travis Diener, non c'è. Perché non c'è? E via con la nazionale. E cosa dire? Speriamo che lo faccia giocare come Trevisina. Perché sennò? Perché adesso sta giocando come non Trevisina, perciò speriamo che giochi come Trevisina, è meglio per la nazionale. Okay. Perciò abbiamo bisogno che lui giochi come lo facciamo giocare noi, nel bene e nel male. Come lo fai giocare tu?
come vuole. Lo sanno tutti, prima abbiamo fatto cose, adesso un po' di show è tutto. Lui è capo, però è capo e ci sarebbe una lunga storia con lui, però il problema è che io mi attacco a queste persone molto forti, cose così, anche se sono un po' pazze. Perché però preferisco le persone pazze ma oneste. Bravo, ma e allora lui... io sono sempre un po' pazzo. Beh, anche tu ti sei innamorata un pochettino. Pazzo, mi sembra molto. Allora, questo sicuramente c'è. Non lo cambio, non è fratello. Ah, no, sono separati. Ah, ok. Chiamiamo Drake Dealer. Ciao. Lui parla italiano, eh? Vabbè. Sì. Un po'. Ma sì, quello che ti va. What? You can say what you want. Okay, okay. Right now? It was said, you can say what you want. You have a question? Anyway, you don't understand much. C'è una domanda? No, ma non per forza, vuoi che ti faccia qualche domanda? Preferisci. Sì, una domanda. Siamo una cosa sì. Molto liberi stasera. Ah, ok. No, no. Tu c'hai qualche domanda? Allora, ve lo dico sinceramente. Come hai giocato quest'anno? Dimmi un po'. Ha giocato bene. È stato Paul, è stato forte, è stato fatto. Però io, quando siamo andati via, lui mi ha abbracciato in un modo che io pensavo che lui non tornava più. Adesso diglielo tu. Io understand. Ha capito. No. Sì, mi ha abbracciato come per dire non ci vediamo più. E io non ero molto fiducioso. Ho abbracciato. Sì, ho così perché abbiamo perso una gara molto difficile, abbiamo perso una grande opportunità. Ma no. Sasso è sempre mia menta, solo... Da bere, la menta. Mente. Ogni anno lui ha parlato di mio italiano. No, però è migliorato, eh. Sì. No, ma sono contento di essere qui con te, con la nostra squadra e con i nostri tifosi, i migliori di Italia. Bravo. Allora, adesso ci arriva Manuel Vanuzzo. Avete visto la differenza o no? Lui ha dato la mano perché c'è la fidanzata, ok? Lui è sposato, non c'è la moglie, ha baciato. Sei terribile. Prossimo anno esce metà a lei e metà a me. Allora, chi vuoi dire? Dite qualcosa di voi, sono i tuoi ragazzi. Cioè, no, sei beh, ragazzi, questo qui... È mio fratello. Che cosa dire di Vanuzzo? Ormai abbiamo detto tutto e non tutto. Quando sono io non mi ricordo tutto. Niente. Beh, quando sono venuto qua, era già vecchio che doveva smettere. E lui è come il Marchese di Villa Marina. È un gran vino che col tempo si apprezza in più. E migliora. Sì. E lo tieni. E migliora. Il problema mio è che mi sarebbe piaciuto allenarlo quando era giovane per vedere che cosa riuscivo a tirargli fuori. Però onestamente mi stupisce anche a me, perché pensiamo sempre di farlo giocare di meno e poi lo facciamo sempre giocare di più. Finché a un certo momento la mia paura è che arrivi come quei cavalli che arrivano a un certo momento e dicono arrivano e poi fanno crack.
trucco. Però lo mettiamo in frigo, lo mettiamo in frigo ogni volta che finisce l'allenamento, lo mettiamo in frigo come Brezhnev, che dicevano che lo mettevano nel frigo. Questo è nuovo. Questo è nuovo. Buona serata a tutti. Grazie. Allora, chiamiamo Giacomo Lecchi. Questi sono i tuoi eroi. Questi sono giocolieri. Questi due qui sono la storia della pallacanestro di Sassari, bisogna dare merito a loro. Perché io lo dico sempre che come arrivano i nuovi, l'importante è creare una certa situazione. Loro hanno aiutato tutti quelli che sono venuti qua a farsi sentirsi a casa. No, sicuramente. Innanzitutto sono dei professionisti perfetti, non si lamentano mai, e questo avendo già, come detto il primo, che si lamenta sempre, almeno qualcuno che non si lamenta mai, va bene. Perciò è un giocatore, allora, è un giocatore particolare. Cosa dire di lui? Quando è finita la partita, gara 7, così ci facciamo un po' di male fino alla fine, ok? È arrivato in sala stampa uno e mi ha detto: come mai non ha fatto giocare Jack Delecchi in gara 7? E io ho detto: in quel momento lì pensavo che alla mia squadra serviva qualcos'altro. E ho detto, però succedono queste cose qua, e avere dei giocatori che ogni tanto non giocano le partite, è capitato a lui, è capitato anche a Vanuzzo, è capitato a mio figlio, che poi sentivo le telefonate di mia moglie e ho detto: come mai non hai fatto giocare Brian? No? E perciò questo è importante, perciò questa sarà una parte veramente importante. Io penso che se io fossi stato l'allenatore della nazionale, uno come De Vecchi l'avrei portato, perché in 12, in un gruppo di 12 ci servono, penso che ci devono essere due specialisti, e lui effettivamente è un giocatore che ha fatto della sua forza la difesa, ma il lavoro fatto con Citrini e Ducarello in questi anni sul tiro è stato molto importante ed è diventato anche un giocatore che fa canestro. Complimenti, vada. Grazie. Adesso il tuo in tutti i sensi, chiamalo tu, dai. Dai, vieni. Ma un po' più di entusiasmo, scusa, comunque dai, vieni. Vuoi che lo chiamo come lo chiamavamo da piccolo? Vai. No! Sì. Se volete, guardate mia moglie. Volete? Vieni, panino di burro. Parlo tu ormai, tanto ho già fatto davanti a tutti, quindi. C'è anche l'altro cartello, c'ho 27 piccolino anni. Tommaso, adesso ce ne sarà anche per te, non ti preoccupare. E niente, è difficile allenare il proprio figlio. Adesso ho fatto la battuta con mia moglie perché non gioca, però è vero, perché poi le madri sono più attaccate ai figli che non allenano. Giustamente. Io gli ho solo detto che poi il problema è che mandano via l'allenatore, non mandano via il figlio. Cioè, è meglio sempre che faccia il figlio. Niente, è un giocatore intelligente, non sono mai contento di nessuno, poi special modo di lui non sono mai contento. Mi ha fatto vedere, onestamente, bisogna dargli credito, che l'anno scorso, a finale stagione, mi ha fatto vedere qualcosa di importante. Spero che se lo mantenga e che ci dia una mano a fare non solo il più bel campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, ma anche avere qualcosa di più
come penso che ci aspettavamo tutti. Ma ti faccio una domanda: se un giorno lui dovesse cambiare squadra o comunque non dovessi essere più tu il suo allenatore, ti dispiacerebbe? Cioè dipende chi ho al suo posto, se ce n'è uno più bravo. Ma io non lo metto sul piano sentimentale, scusa. Sul piano sentimentale è questo, poi lo sport. Sei un coach. No, così, normale, cioè, voglio dire, ormai io l'ho allenato quando era piccolo, quando è andato, gli ho giocato contro, perciò voglio dire, ormai li abbiamo provati tutti i colori. Vai, salvati, va. Allora, ora abbiamo Ameleo Destitori. È un uomo, mamma mia, che gioco adesso. Ma che bello. Lui è nuovo, quindi vacci piano, ti prego, non lo massacrare. Allora, lui ha ancora la fortuna che non lo conosco bene, è tutto, perciò si salva. È un giocatore che l'anno scorso, per dare anche un messaggio importante, penso, per la pallacanestro sarda, ha fatto un investimento Stefano e Pasquini, il nostro direttore sportivo, su un giocatore che è reputato se non il migliore tra i migliori della sua annata, perciò portare un giovane in Sardegna è stato un messaggio importante per capire che la squadra non era solo la pallacanestro giocata bella e posto bene, ma che si pensava al futuro, perciò questo penso che sia un messaggio importante che però venga recepito da tutti i giocatori sardi di tutta la Sardegna, che adesso i giocatori sardi ce li vogliamo tenere noi, perché ormai abbiamo anche noi con l'esperienza uno staff di livello, perciò vogliamo che siano con noi, che abbiano degli esempi davanti di tutti i livelli, del playmaker, delle ali e tutto, per poter diventare qualcuno di importante in Sardegna, perché per me è importante avere una certa identità, lo dico sempre. Adesso noi abbiamo avuto spesso, l'abbiamo mandato a fare esperienza fuori, speriamo che poi ci ritornerà un po' cresciuto. Lui è un giocatore. Ha 19 anni, sì. Ha 19 anni, ha giocato l'anno scorso in un campionato professionistico per la prima volta. E è uno che è un toscano, ha la faccia molto di palta, cioè non c'ha paura, c'è bisogno di lavorare, però davanti degli esempi da Vanuzzo all'Inton, questi che gli potranno solamente servire, e poi se sarà bravo si guadagnerà il suo spazio, se no spaccherà la bottiglia anche lui. Vai, vai. Vai, vai. Non lo conosco bene. Ah, quindi magari il prossimo anno sarà peggio. Vabbè. Ok, adesso ecco qua, so che questo ragazzo ha tanti nomi, cioè non ha tanti nomi, ma viene chiamato con tanti nomi, e penso che insomma tu sai di chi sto parlando, e mi dicono che tu lo sai pronunciare benissimo, quindi lo chiami tu. No, non sono negato. Sì, no, no, ma guarda, me l'ha detto Stefano, Stefano ha detto che tu lo chiami benissimo. Chi è McCaleb? No. No. Perché io chiamo Caleb McCaleb e no. Poi si sbaglia. No, un altro. Aspetta, come è uguale però, scusa. Marquis chi dov'è lui? Non lo so. Come non lo so? So che è americano. È americano. È americano.
sì, poi vediamo se cuoce una. So, it's the first year here. First year. Played against last week. A lot of times. Oh, you played against? Yes. Is it good, like, you made a good choice this year? Yes. Very good team. Very good team. So, good situation. Great situation. Mi piace qua, lo vedo velocemente, comunque mi piace qua, ha giocato tante volte contro Sassari, poi ovviamente ha scelto di venire qua, gli piace la città, gli piace il posto, e you like the team. So far so good. Good, so far so good. Mea, dico una cosa, cioè, dai il benvenuto. Io ho già dato, allora, chi ha visto la pallacanestro contro Bellino, avete visto che ci ha messo in difficoltà, è un giocatore che è più che adatto al nostro tipo di pallacanestro, è un giocatore che è perfetto per il nostro tipo di gioco, ok? Infatti quando arrivano mi chiedono ma come si sono adattati i giocatori, ho detto col gioco penso che non ci siano problemi perché sono adatti proprio al nostro modo di giocare. L'importante è che lo capiscano il nostro modo di essere al di fuori del gioco, il nostro spirito, il nostro stare assieme, questa è la cosa più importante ed è la cosa più difficile. La cosa più difficile, come avete detto tutti, è far capire a loro che noi certe volte ci facciamo 100 km per andare da una parte, dobbiamo andare in una scuola, dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare di là, e loro dovranno capire che questa è un po' la nostra forza e tutto. Penso che i nostri americani, italiani glielo spiegheranno bene, che noi abbiamo questo modo di essere, perciò che non ci rompano troppo le scarpe. È così, perciò devono entrare sotto lo spirito di là. Thank you, Mark. Thank you. 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 Sono americani, cioè, voglio dire, loro basta che gli dai cosa, gli dai un hamburger e mangiano. No, il problema è che abbiamo scelto dei giocatori che hanno una certa esperienza e hanno questa grossa carica agonistica che ci serve a noi ancora per migliorare quello che abbiamo. Comunque mi ha detto che tu parli in inglese, eh? Sì, poco. Parlo tipo Alberto Sordi, Macron. Ok. Vabbè, andiamo avanti. Adesso chiamiamo Linton Johnson. Mio è un attore che ha dato un mio palo napoletano. Napoletano? Sì, lui è uno italiano. È uno molto figo. Se oggi ce l'hai con la Sicilia e Napoli. Si svegliano. Vuoi cambiare aria? No, no, sto benissimo. No, stai bene qua. Stefano, indaga. Però che significa napoletano? Che significa? Molto, è bravo ragazzo? Sì, molto sveglio. Molto sveglio. Hai capito? Uno molto... Ah, gli hai dato del napoletano? No, perché si parla... Lui ha giocato ad Avellino e tutto.
sua moglie è di Caserta, e voglio dire, adesso nascerà il bambino che verrà fuori a parlare, mamma, a chi ora da se su stamattina? Perciò è un giocatore che ci hanno rotto tanto le scatole, cioè quando ti trovi a giocare contro e questo giocatore ti ha messo in difficoltà come Marquis, come Lito, come poi vi arriverà. E te li sei comprati? No, c'è stata la possibilità di venire, si adattano in questa maniera e perciò abbiamo fatto questo. È logico che è stato uno sforzo importante per l'uomo di 2,5 che ha dovuto tirare fuori tanti soldi, però ci sei riuscito? No, ci sono riusciti lui, Pasquini, a portarli a casa e perciò io per ora sono contento. È un giocatore dinamico che per me ha ancora delle, pur avendo giocato nei professionisti, pur avendo fatto dei campionati, è un giocatore che ha ancora dei, non dico dei margini di miglioramento, ma di credere molto in se stesso in qualche situazione di tiro. Non è egoista e ogni tanto ci vuole che lui sia un po' egoista perché ha le qualità per fare queste cose. Sì, più buono perché l'anno scorso eri più, non so, punzecchiato, invece quest'anno ti trovo molto meglio. No? Sì, sono un po' triste però. Perché? Perché sei triste? Perché sta diventando buio, ho fame. Questo non cambia mai, ma non fa capissimo. Ma dai, detto che sono dimagrito, scusa. Assaggiamo un po' di vino buono. Cosa abbiamo? Marchese, parallelo 41. Alto, apriamo qualche bottiglia speciale? Per festeggiare il secondo posto sì, per forza. Però non parliamo di basket sotto questo, perché poi un po' di dentro... Non lo riesce a godere al 100%. No, c'è un po' di amarezza, perché è anche giusto che quando uno... c'è stato un po' di amarezza alla fine, per come è successo. Perché c'è stato come è successo? Abbiamo perso la settima partita, un qualcosa che ci sentivamo già di passare per fare qualcosa di importante. E davamo forse per scontato qualcosa, che ci manca questo cinismo in cui magari prendendo questi giocatori ci trasmettono qualcosa. Ma guarda che adesso rinizia, adesso sai che rinizia? Sì, infatti, è giusto che uno ci abbia un po' di rabbia per iniziare. Assolutamente.
to dance on. Oh, shake it out.